Con Aneteo e nel canale Pavia 1 TV. Ultimamente ho fatto un po' di ricette varzesi, ma devo dirvi che sono diventata cittadina bugherese. Allora ho deciso oggi di parlarvi del riso con i peperoni, che è un piatto tipicamente bugherese. Infatti sono arrivata a Voghera e si parla di Voghera con le 3P, peperoni, pazzi e quello, la terza, bella salto, perché insomma sono una nonna e non voglio dire parolacce. Vi parlerò del peperone. Ho già fatto subito un guaio, devo essere sincera, perché il peperone, oggi sono uscita da scuola e l'ho comprato ad Azzi. Poi mi sono documentata sulla ricetta. La ricetta l'avevo di mia suocera, della Lina, e faceva la ricetta del riso con peperone all'albergo Corona. Ma volevo dirvi qualcosa sul peperone di Voghera. Ai, questo è il primo errore, ve lo faccio vedere. Il peperone di Voghera non ha questa forma, ma ha una forma più rotondeggiante, non ha 5 spicchi, ma non deve averne più di 3 o 4. Il peperone di Voghera è stato in auge a Voghera e ha reso la città famosa tra il 1920 e il 1950. Non veniva utilizzato solo, la sua produzione non era solo venduta a Voghera, ma veniva venduto in Europa e addirittura è uscito anche a attraversare l'oceano e è andato anche negli Stati Uniti. Questo devo dire che è un vanto il fatto che è andato dagli Stati Uniti, perché vi devo dire una cosa. Se non fosse stato per Cristoforo Colombo nel 1492, che andando verso le coste dell'America e avesse importato da noi il peperone, il pomodoro e il mais, forse Voghera, famosa per i peperoni, non la sarebbe mai stata. Quindi vi parlo del peperone. Il peperone, vi dicevo, è stato in auge fino agli anni 50. Poi la produzione dei peperoni venivano prodotti verso gli orti del Ponte Rosso e di Via Verdi, perché Via Verdi non aveva tutti i palazzi che ci sono oggi, ma erano tutte case con degli orti, e veniva poi commerciato e venduto al mercato di Via Don Menzoni, che allora era un mercato coperto. Queste notizie logicamente le ho un po' spulciate, perché non sapevo molto. E il peperone di Voghera, quindi, cosa succede? Va un po' nel dimenticatoio, finché nel 2006, grazie all'Istituto Agrario Gallini e a un progetto di ricerca, viene riscoperta la semenza dell'originale peperone di Voghera insieme con l'Istituto di Patologia Vegetale di Milano. Quindi fanno questa ricerca delle semenze e di nuovo viene prodotto come prodotto di nicchia il peperone di Voghera. La ricetta è la seguente. Diciamo che vi parto subito, prima vi metto il grembiule, il famoso grembiule in cucina con Anna e Teo, che oggi Teo mi passa perché abbiamo gli ospiti, è la serata della nostra partita carte, infatti abbiamo in forno una crostata e come primo stasera mangiamo riso e peperoni. Allora mi metto il grembiule e vi dico il primo segreto numero uno. Il brodo per fare il risotto io metto il peperone intero che ho precedentemente lavato, metto il sedano, una carota e mezza cipolla. Io metto anche un dado vegetale e faccio un brodo, lascio lessare questo peperone circa 15 minuti in quest'acqua con queste altre verdure. Scolo il peperone mentre le altre verdure vanno a realizzare il mio brodo che poi mi servirà per fare il risotto.
metto poi il peperone sotto a una campana di vetro, perché da bollente com'è riesco quindi poi a togliere la buccia. Questo diciamo che è il primo e unico segreto di questo fantastico risotto. Quindi mi appresto a mettere il peperone dentro l'acqua con mezza cipolla, una canna di sedano e una carota. Allora, abbiamo messo a lessare il nostro peperone. Nel frattempo ho fatto un soffritto di olio con due cipolle piccoline di Breme. Adesso spengo, scolo il peperone e lo vado a mettere nel piatto, perché c'è da spellarlo. Questo brodo che ho è quello che mi servirà per fare il risotto, insaporito dal sapore del peperone. Capovolgo una ciotola di vetro e lascio che si appassisca, così riesco a togliere con facilità la pelle del mio peperone. Lascioli un po' e vi racconterò ancora qualcosa di Voghera. Voghera, vi ho detto che era famosa per i peperoni e famosa per il manicomio. Il manicomio è stato chiuso nel 1998, è una struttura molto, molto importante, grande, che sicuramente avrebbe bisogno di essere rivalutata e sistemata. Ho scoperto tra le altre cose che non avremmo mai visto il film Il Sorpasso con Dino Risi se non fosse esistito il manicomio di Voghera. Infatti Dino Risi si laurea in medicina e con la specialità di psichiatria, viene a fare del tirocinio presso il manicomio di Voghera, è così diciamo sconvolto da quello che vede e quindi cambia praticamente professione e si dedica quindi alla regia e il suo famoso film che l'ha reso noto è appunto Sorpasso. Ho letto che ci sono stati tantissimi personaggi famosi a Voghera, al di là di Valentino, lo stilista di moda, col suo rosso Valentino che è nato proprio a Voghera, e poi recentemente Alberto Albasino, che è stato scrittore, giornalista, critico letterario, Maserati, che si è dedicato quindi alle macchine, Provenza. Non dobbiamo dimenticarci Gallini, anche perché grazie all'Istituto Grario Gallini e al suo fondatore oggi non avremmo rivalutato appunto il peperone di Voghera. Adesso guardo se il peperone nel frattempo si appresta a essere spellato. Eventualmente, Matteo, se voi sapete che dovete spellare il peperone, io lo faccio con tranquillità, telecamere spente, e poi vi faccio vedere la procedura del riso. Io direi di saltare un po' i tempi e ci vediamo fra 5 minuti, quando poi l'avrò spellato. Allora, il peperone è stato spellato, ho tagliato a listarelle. Vi dico anche una cosa, io il peperone lo spello perché stasera lo faccio da cena e ho paura che effettivamente ci sia qualche persona che gli rinviene il peperone. Però il fatto di spellarlo, vi dico la verità, è una cosa facoltativa, potevate anche tranquillamente lasciarlo leggermente ammorbidito dalla cottura e utilizzarlo com'era. Adesso una parte di questo peperone viene messo dentro al mio soffritto, dove ho precedentemente fatto soffriggere cipolla con un po' di olio, e una parte invece la tengo, che poi la vado a sminuzzare magari un pochettino più piccolina, che la vado a mettere a metà cottura, perché questo peperone adesso metto dentro un mini pimmer e cerco di frullarlo affinché questa crema al peperone vada ad avvolgere il mio riso mentre lo preparo. Quindi adesso mettiamo a una velocità minima, altrimenti mi schizza un po'. Perfetto, ecco fatto. Proprio diciamo che ho sminuzzato il più grosso. Ecco, adesso riaccendo il fuoco e cerco di avvolgere un po' la cipolla e il mio peperone insieme, per poi mettere il riso carnaroli.
Allora, abbiamo frullato il peperone, adesso aggiungo il mio riso. Io uso un riso Carnaroli, tra le altre cose originario della Pianura Padana, comprato direttamente dal produttore. È un riso Carnaroli decisamente che tiene la cottura, un buon sapore. E questi due ingredienti, diciamo, di nicchia non fanno altro che uno esaltare l'altro. Generalmente metto due manciate per ogni commensale, siamo in 5, e quindi metto una decina di manciate, e di solito metto una manciatina in più per la pentola, una manciatina per la pentola. Alzo un attimo il fuoco di cottura proprio per tostarlo insieme al mio peperone. Nel frattempo cerco di aggiungere una spruzzatina di vino bianco, alzando leggermente il fuoco, così faccio evaporare il mio alcol. Alzo un attimo il fuoco e do una spruzzatina di vino bianco. Sentite come subito frigge, va a togliere l'alcol e a insaporire il mio riso. Adesso aggiungo man mano il brodo che ho precedentemente fatto con carota, sedano, cipolla e appunto il mio peperone. Aggiungo il riso e mantengo una cottura di circa 15 minuti. Adesso poi, quando sono a metà cottura, aggiungerò i pezzettini di peperone che adesso vado a sminuzzare un po', diciamo, in modo omogeneo, però di piccoli quadrettini, che poi metterò sopra al mio riso a fine cottura. Io tendo a lasciare poco brodo e cercare di cuocere il riso quasi un po' asciutto. E metto poco brodo alla volta, perché sicuramente il riso viene più saporito. Allora, il riso è a cottura ideale. Vado ad ammantecare con una noce di burro. Spengo e faccio sciogliere la mia noce di burro nel riso. La cottura, vedete che è un po' all'onda, non è proprio asciutto e della morbidezza e della consistenza giusta, perché il risotto mi piace leggermente un po' morbido. Vado a impiattare. La seconda parte del mio peperone l'avevo messa durante la cottura. Adesso, per guarnire, metto qualche pezzettino nella parte centrale e una spolveratina di formaggio di grana. Formaggio di grana tendo a lasciarlo piuttosto grande. E adesso prendo un cucchiaio, perché non resisto, un assaggio bisogna. Teo, io assaggio. Com'è? Il peperone non era di Voghera, purtroppo, quindi mi immagino quando troverò a fine d'agosto, metà agosto, il peperone di Voghera, ma ti garantisco che è squisito. La nota, diciamo, il top è aver fatto bollire il peperone in questo brodo che ho preparato per fare il risotto. E effettivamente io l'ho assaggiato col brodo, ha veramente una marcia in più. Vi auguro un buon appetito, un arrivederci alla prossima trasmissione, alla prossima puntata. Non dimenticate di andare su YouTube, sul canale In Cucina con Anna e Teo, e mettete un like.